Cari amici e amiche, bentrovati a questo ormai piccolo appuntamento mensile di breve riflessione sul tema della fede. Questo incarico che mi è stato dato dai vostri parroci, che ho accettato volentieri, perché mi sembra che il discorso della pandemia, ormai celebriamo ahimè un anno dall'inizio di questa nuova situazione, abbia creato un sacco di problemi, assolutamente, ma ci abbia anche dato la possibilità, dal mio punto di vista, di svecchiare un po' certe dinamiche, anche per esempio nelle parrocchie. Quindi magari invece di uscire di casa la sera per andare alla riunione fatta dal parroco per i genitori dei bambini, il fatto di stare a casa e di potersi guardare un video di 30-40 minuti di riflessione sulla fede è un modo magari un po' nuovo, sentendo anche una voce nuova. Io vi ringrazio perché ovviamente il feedback, cioè il ritorno che mi arriva dai vostri parroci, è piuttosto positivo e questo sono contento. Beh, io non sono qui ovviamente a vendere aspirapolvere, con tutto rispetto per i venditori, quindi è un modo, se volete, per arricchire la vostra riflessione. A questo proposito, prima di affrontare il tema di oggi, che è molto 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 interessante e che mi è stato dato appunto dai vostri parroci, sono contento perché mi sono arrivate parecchie mail di domande rispetto soprattutto all'ultimo incontro che era su fede e dolore. Può esistere un Dio buono se esiste il male nel mondo, il dolore? Abbiamo cercato di dare una risposta. Ora, mi permetto di dirvi con molta serenità, di avere un po' di pazienza, nel senso che sono temi talmente grandi, talmente importanti, che ovviamente non possiamo pretendere di avere delle risposte esaustive. Ma se nascono delle domande, vuol dire che la cosa interessa. A me sembra importante questo. La ricerca di fede è comunque un evento personale, ricordate la prima volta, l'affidarsi, e passa sicuramente attraverso tutta una serie di questioni che noi per primi ci poniamo. Cioè la fede non è un pacco da prendere e da mettere nella libreria dietro su uno scaffale, ma è qualcosa da fare interagire con la nostra vita, quindi ben vengano i dubbi, ben vengano le domande. Ma sappiate che a certi dubbi, a certe domande, non ci sono risposte esaustive. Leggo alcune delle mail che mi sono arrivate, tre o quattro, le sintetizzo, faccio una specie di dialogo con i lettori. Beh, la prima, qualcuno è rimasto molto colpito dalla testimonianza di Elie Wiesel che vi dicevo la volta scorsa dal campo di concentramento, dov'è il tuo Dio, se esiste ora lo stanno impiccando. È vero, dopo una testimonianza del genere forse vale la pena di tacere. Un'altra persona mi ha chiesto: i miracoli, se esistono davvero, perché Dio salva qualcuno ed altri no? Ecco, una domanda veramente estremamente intelligente. Beh, anzitutto, sai, scusa se ti do del tu, nei Vangeli il fatto dei miracoli, è un po' diverso da come ce li immaginiamo noi. Mi spiego. Io ho un problema di salute fisico, spirituale, eccetera, eccetera. So che Dio potrebbe risolverlo e quindi cerco in tutti i modi di convincerlo. Ecco che avviene il miracolo. Ma se noi leggiamo i Vangeli, di miracoli ce ne sono pochissimi. Quanti ciechi, sordi, zoppi, muti ci sono al tempo di Gesù? Gesù ne ha guarito forse una decina. Quanti morti improvvise? Gesù ha risuscitato solo il figlio della vedova di Naim e Lazzaro. Perché allora? Cos'è Gesù? Un egoista? È un caso? Cosa succede? Vedete, nella logica del Vangelo, poi può non piacermi, ma l'idea è questa, che il miracolo non è altro che il segno, il simbolo, l'esplicitazione di una realtà molto più profonda che sta avvenendo. Il regno di Dio che Gesù è venuto ad annunciare, avanzando, fa arretrare quelli che sono, come dire, i sintomi, il peso, del male, del maligno, come la morte, come la depressione, come la malattia, ok? Anche perché lo vedremo magari, forse anche oggi, anzi, noi siamo convinti giustamente che la salute sia un bene prezioso, vero? Ma non è vero che basta la salute, io voglio di più, io voglio la felicità. Io voglio la salvezza. Possiamo dire così: Gesù è venuto a portare la salvezza. A volte accogliere questa salvezza produce anche una salute, a volte anche fisica, questo sì. Il miracolo quindi non è l'intervento di un Dio che, avendo sbagliato a fare il mondo, dice: vabbè, adesso questi qui mi corrompono e quindi io piego l'ordine della natura e improvvisamente avviene un miracolo. Gesù stesso, soprattutto nel Vangelo di Marco, non ha voluto essere confuso con un santone.
proprio perché il grosso rischio è quello di avvicinarsi a lui solo per questo. Un'altra persona mi ha chiesto perché la Chiesa si ferma al crocifisso e non al risorto, e ha perfettamente ragione. Questo, se volete, è anche lo scopo di incontri come questi, se volete, anche lo scopo per provare a dare una svecchiata al nostro linguaggio, non al Vangelo. Gesù è lo stesso ieri, oggi e sempre, che scoperta, ma a volte il nostro modo di parlare di lui è incrostato da approcci del passato che non sempre si rivelano efficaci. Appunto, come quella dell'idea di una fede crocifissa, il cristianesimo che ha a fare con il dolore, ragazzi, cioè intendo dire. Sapete che nei primi secoli, nel primo millennio praticamente, il simbolo dei cristiani era sì la croce, ma senza il crocifisso appeso. È stata poi una riflessione, questa storia della spiritualità, sull'umanità di Cristo, sul patire, in particolare nato nell'ambito francescano, che ha poi, come dire, messo in primo piano, soprattutto a partire dal 600, una fede molto legata al dono di Gesù sulla croce. Gesù non ci ha salvato perché ha sofferto molto, ma perché ha amato molto. E da lì al fatto che viviamo tutti esperienze di sofferenza e di dire allora il nostro Dio della sofferenza, il passo è breve. Certo che a volte noi cristiani che ci rivolgiamo a Dio solo quando le cose vanno male, appunto magari per chiedere un miracolo, oppure chiediamo sempre questa idea della sopportazione che non c'è nel Vangelo, oppure del sacrificio, che non c'è nel Vangelo. Nel Vangelo Gesù dice: imparate cosa vuol dire misericordia, io voglio non sacrifici. Lo ha detto Gesù, non io. Allora probabilmente c'è qualcosa da risistemare, eh? Da rimettere in ordine. Beh, magari anche attraverso incontri come questo. Ah, poi una lunga mail molto interessante di una persona che mi dice: ho letto un libro da cui ho capito che qualsiasi dolore inutile, incomprensibile che subisco e procuro che non si capisce ha un senso e mi serve per una crescita mia personale verso gli altri. Vero, d'accordo. Ero convinta e adesso e penso che sia importante accettare questi momenti. Non siamo esseri perfetti, ma cadiamo sempre e spesso anche sui dolori inutili. Non ho capito quando lei, Paolo, dice che i dolori inutili devo togliermeli da sola. Non c'è bisogno anche di un aiuto dall'alto? La grazia di Dio non ci dona la forza per scuoterci? E come dice anche il Papa Francesco, non è prendendosi cura degli altri fratelli molesti, per modo di dire, che curo anche me stesso? La risposta è sì e no. Nel senso che sì, ovviamente ci sono dei dolori che io ho definito inutili e hai capito, scusa se ti do del tu, di cosa parlo, no? Cioè, il fatto che io stia male perché mia sorella mi suscita un'invidia pazzesca, non posso pregare a Dio di togliermi questa cosa, perché è un lavoro che devo fare io, perché l'invidia ce l'ho io dentro. Il fatto che io stia male come un cane perché mi faccio mille giri di testa, perché penso che quello ce l'abbia con me, Giulia, eccetera, eccetera, è un lavoro che devo fare io, che non può magicamente, come vedremo proprio adesso tra un attimo, guarirmi Dio. Poi Dio interviene? Certo. Come? Beh, attraverso le persone che incontro, attraverso una riflessione, la preghiera, anche attraverso lo scoprire che io sono amato e che non ho bisogno di confrontarmi con gli altri, che sono un capolavoro, non sono una fotocopia, ok? Quindi certo, ogni dolore può essere un'opportunità, ma non dobbiamo sederci sul dolore, non dobbiamo in alcun modo abituarci al dolore, perché il dolore rischia di allontanarci definitivamente da Dio. E come dice Papa Francesco, di sopportare le persone moleste, certo, io non posso, certe persone me le trovo, che ne so, un collega d'ufficio oppure un parente che un po' mi disturba, come dire, invece di reagire in maniera uguale e contraria, quindi essere anch'io uno sempre arrabbiato, sempre contestatore, sempre vittima, magari imparo anche a rimbalzarlo. Perché mi stimo, perché non ho bisogno che gli altri mi schiaccino, eccetera, eccetera, e questo mi aiuta, come dire, a avere uno sguardo un po' più sereno sulla realtà, dicendo: ma sì, come dice la Bibbia, questa è un'idea mia, il più pulito c'ha la rogna fra di noi, quindi partiamo dal fatto che siamo tutti mendicanti. Non so se ti ho risposto, ma ti ho dato alcuni elementi di riflessione in più. Oggi facciamo un salto nel nostro percorso e vi chiedo insieme a voi, appunto, rispetto alla guarigione. Abbiamo parlato di fede e silenzio sul dolore, la prima volta la fede e l'ascolto. La fede e la guarigione.
La fede mi aiuta a guarire? Sì, in che misura? È solo una questione di cuore? Ecco, dai, riflettiamo un po' su questa roba qui che è bella tosta. Oh, vediamo un po'. Allora approfondisco quello che vi ho già detto prima, no? Che dobbiamo anzitutto capire su cosa vuol dire essere in salute. Vuol dire non avere malattie? Sì, è possibile in assoluto non avere malattie? Boh, non lo so, non mi sembra, non credo che sia veramente possibile evitare in tutti i modi di star male. Ci sono momenti della nostra vita in cui il nostro corpo, parlo di me che sto invecchiando, patisce di più alcune cose, il calo della vista, non lo so, un po' più di fragilità, meno energie, e questo fa parte della nostra natura. Cioè, non c'è un altro modo di vivere se non alternare momenti in cui ci sentiamo in piena forma a momenti in cui magari il nostro corpo è debole e viene colpito da una malattia. La salute, cioè, mi sembra essere una cosa molto complessa che fa parte anche del nostro corpo, sì, ma anche della nostra psicologia, perché no, della nostra psiche, del nostro dentro, ma anche della nostra anima, l'aspetto più spirituale. Potremmo dire così allora, che la salute è uno stato generale di benessere in cui anche se ci sono delle cose magari un po' più fastidiose, un po' più difficoltose, non sono sufficienti a scoordinare questo benessere. Cioè, alla fine, anche se non sto tanto bene fisicamente o psicologicamente, ma sto bene complessivamente perché ho trovato il mio posto nel mondo. Dal mio punto di vista, che è assolutamente di parte, vorrei essere onesto con voi, quando io mi scopro all'interno di un progetto più ampio, quando io aderisco a questa proposta del Dio che Gesù è venuto a raccontare, mi trovo dentro questo grande mosaico, sapete, il mosaico è fatto di milioni di tessere che disegnano che disegnano appunto un'opera. È interessante perché diversamente dal dipinto, il dipinto assorbe la luce, il mosaico la riflette perché è fatto da pezzi di vetro o da pietre smaltate d'oro. Però è interessante, non so se siete mai stati, che ne so, a San Marco, a Venezia, oppure a Sant'Apollinare Classe, o a San Vitale, o a, che ne so, Galla Placidia a Ravenna, o a, che ne so, San Giovanni in Laterano a Roma, dove ci sono questi mosaici spettacolari, bellissimi. Eppure basta che cadano alcune tessere per l'usura, per il tempo, tre o quattro, e voi vi accorgete che c'è un buco, perché non c'è più la luce che viene riflessa. Ora, immaginatevi di essere la tessera di un mosaico. O scegli tu se essere l'oro dell'aureola del Pantocrator, oppure il bianco delle pecorelle di Sant'Apollinare Nuovo, fai tu, fai tu. L'importante è che dici, ecco, il fatto che io Paolo esisto, che sia nato qui e non altrove, che sia nato adesso e non in un altro momento, che sia nato in questo luogo con queste caratteristiche fisiche, con queste capacità, con questi limiti, può diventare l'occasione di fiorire, perché la nostra vita è una caccia al tesoro, ed essere messo al grande progetto che Dio ha sull'umanità. E qual è questo progetto? Che ciascuno di noi scopra di essere amato per poter amare. Sappiatevi amati, continuo a ripetere da un anno. Cioè, la fede cristiana è l'esperienza di un amore ricevuto. A prescindere, Dio non mette condizioni. Tu sei amato. E poiché sei amato, a prescindere, senza condizioni, sei in grado di cambiare, sei in grado di amare te stesso e sei in grado di amare gli altri. Mi sembra che il benessere, lo stare bene, lo svegliarsi la mattina e dire: bene, Signore, cosa devo fare io oggi? Do una mano a Dio a rendere pulite le strade della mia città, diceva un signore, un netturbino di Genova di cui è in corso la causa di beatificazione. Cioè, non c'è bisogno di fare cose straordinarie. Immagino, lo dico con molto rispetto, che nessuno fra voi in ascolto sarà mai lo scopritore della cura contro il cancro, oppure quello che ci guarirà tutti dal Covid. Ma non c'è bisogno di essere straordinari, ma come diceva Santa Teresa di Lisieux, di fare straordinariamente bene le cose ordinarie, cioè di tutti i giorni. E lo puoi fare se credi che c'è un progetto, se credi che quello che fai, quello che sei, come ti muovi, le scelte che fai, se sei un ufficio, se sei una casalinga, se sei uno studente, se sei una nonna in pensione, non importa, perché ciò che cambia il mondo è l'amore con cui fai le cose, non le cose in sé. Se questo è il concetto di benessere dal mio punto di vista,
Allora bisogna fare un passo in avanti, che è appunto il discorso di salute e salvezza, di cui vi accennavo rispondendo all'inizio di questo incontro. C'è una pagina molto molto interessante, e la cito a memoria, ma la potete trovare nel Vangelo di Luca. Quando Gesù a un certo punto si avvicina a una città e dalla città, da fuori città, perché dovevano star fuori, gli si fanno incontro 10 lebbrosi. Dovete sapere che la lebbra è una malattia della povertà. È una malattia a tutt'oggi incurabile. E allora, un po' come succede oggi col distanziamento sociale, l'unico modo era stare distanti e non c'erano le mascherine e non c'erano tante norme igieniche, i gel igienizzanti, e quindi questi poveracci dovevano star fuori dalle città e quando si avvicinavano alla città dovevano gridare lebbroso, lebbroso. Vi immaginate? Vuol dire una vita passata senza abbracci, senza baci. Una vita passata senza rivedere più i tuoi. Peggio, perché al tempo di Gesù alcuni fenomeni pensavano, l'abbiamo visto la volta scorsa, che la malattia fosse una punizione divina. Oh, ancora oggi qualcuno lo pensa, tutto sommato. E che quindi l'ammalato in fondo se l'era un pochettino andata a cercare, ve la metto giù brutale, ma è esattamente quello che pensavano. Perciò un lebbroso era anche pieno zeppo marcio di sensi di colpa, il marciume sulla sua pelle, questa malattia degenerativa terribile che veramente ti fa cadere a pezzi, era anche uno stato dell'anima, cioè il fatto che alla fine tu ti sentivi sbagliato, ti sentivi in colpa, magari avevi fatto qualcosa di terribile, Dio ti stava punendo, oppure pensate, i rabbini dicevano questo, lo avevano fatto i tuoi genitori e Dio attraverso di te puniva loro. Boh, che roba, ragazzi. Ebbene, questi 10 lebbrosi chiedono, si avvicinano a Gesù, a distanza gli chiedono di essere purificati, non guariti, purificati, cioè tolti da questo opprimente senso di colpa, tolti da questo marciume dentro che impediva loro di essere sereni e felici. Ed è interessante perché uno di questi 10 è un samaritano. Ora, i samaritani, come sappiamo un po' tutti, non andavano molto d'accordo con gli ebrei, un eufemismo. La Samaria era una terra a metà fra il sud e il nord di Israele, fra la Giudea e la Galilea, ancora oggi. E i samaritani in realtà erano degli ebrei che poi erano stati invasi nel 722 dagli Assiri, 722 avanti Cristo ovviamente, dagli Assiri re Sennacherib, e quindi si erano un po' imbastarditi, sì, credevano in Mosè, ma si era fatto un tempio loro, insomma, per capirsi, quelli di Gerusalemme li vedevano come i traditori, i cugini di cui vergognarsi, eccetera, eccetera. È interessante perché invece la lebbra li mette tutti insieme, la malattia ci accomuna tutti, non fa distinzioni, è democratica la malattia. Come si è rivelata molto democratica anche questa antipaticissima pandemia. Si avvicinano e chiedono di essere sanati, purificati. E Gesù dice loro di andare e di presentarsi al sacerdote. Ora, cos'è questa storia? Nel Pentateuco, nei primi cinque libri della Bibbia, nel Deuteronomio in particolare, si prescrive che se uno ha delle malattie sulla pelle, ha delle infezioni, qualcosa di contagioso, per essere riammesso nella comunità deve essere, virgolette, visitato da un sacerdote. Non è che i preti avessero la laurea in medicina, ma fungevano un po' da ufficiali sanitari, probabilmente avevano l'esperienza per capire se una malattia era in regressione. E così Gesù non li guarisce, ma li manda dal sacerdote a certificare una guarigione che non c'è. Ce ne vuole di fede a fare una roba del genere. E questi vanno. Bene, guardate, la prima cosa da dire è proprio questa: la guarigione avviene sempre mentre camminiamo, mentre stiamo facendo un percorso. La guarigione interiore, quello che tu reputi qualcosa che ha rovinato, che rovina o che ostacola la tua felicità, te ne puoi liberare soltanto camminando. E non camminando così, ma camminando verso un obiettivo che in questo caso è il Tempio di Gerusalemme, cioè ovviamente io vi propongo la fede del Dio di Gesù che noi in qualche modo viviamo all'interno del cristianesimo cattolico, in qualche modo. Oh, il problema è che però il samaritano il tempio non ce l'ha e non ha neanche più i sacerdoti, perché i samaritani avevano un tempio, Samaria era la capitale, oggi è Nablus. E sulla collina, sul Monte Garizim, esiste ancora oggi, loro avevano, in dispetto, in dispregio ai cugini ebrei, avevano costruito un tempio. I quali cugini ebrei
avevano raso al suolo durante un'incursione a spanne 125 anni prima di Cristo. Mi pare fosse Giovanni Ianneo. Ora, pensate che il giorno della distruzione del Tempio dei Samaritani in Israele era festa nazionale, capite che non si volessero molto bene. Il samaritano non ha dove andare. Allora torna indietro dall'unico tempio, che è il Signore Gesù. E gli si prostra innanzi. E Gesù è stupito in negativo e dice: "Dove sono gli altri? Non si è trovato nessuno eccetto questo straniero che tornasse indietro a ringraziare?" Cioè Gesù sta dicendo una cosa durissima. 10 sono stati sanati, uno solo è stato salvato. Vi dicevo prima, nel nostro modo di dire è basta la salute. È vero, per carità. Io per primo che non ho una salute di ferro ed ogni tanto devo fare i conti con i limiti del mio corpo, so bene come si sta quando si sta molto male, proprio una roba che non auguro a nessuno. È vero, ma mi è sufficiente la salute? Non so voi, ma io conosco giovani pieni di salute che si rovinano la vita tirandosi neri di alcol di sabato sera. E conosco al contrario persone ammalate, anche molto ammalate, che incredibilmente vivono una vita molto significativa donata agli altri. Quindi, per carità, viva la salute, ma non ci basta la salute. Noi vogliamo la salvezza. Ecco allora che Gesù è venuto a portare la salvezza. Cos'è la salvezza? È il benessere di cui vi parlavo prima. Il bene essere, star bene nella nostra pelle. Star bene senza che i fantasmi della nostra psiche, i traumi infantili che ho ricevuto, la rabbia repressa che ho, il mio vittimismo, eccetera, eccetera, dominino nella nostra vita. È normale che ci siano molti aspetti. Io dico sempre: immaginate voi stessi non come una persona, ma come un insieme di persone. C'è il Paolo che vi sta parlando, c'è il Paolo casalingo. Qualcuno ha notato che la volta scorsa c'era la lavatrice, vero? C'è il Paolo che va in montagna, c'è il Paolo scrittore, c'è il Paolo papà, c'è il Paolo che ne so io con la sua vita privata, c'è il Paolo appassionato di cinema, vedete? C'è il Paolo arrabbiato, c'è il Paolo un po' egocentrato, ecco, tutti questi. Immaginate che il vostro dentro sia un Parlamento, di questi tempi. Decidete voi a chi dare la maggioranza. È normale che ci siano delle ombre in tutti noi. È normale che ci sia, come dico sempre, un piccolo assassino dentro di me, una piccola carogna dentro di me. Negarla vuol dire fare il suo gioco. Allora bisogna anche ascoltare la minoranza ad ogni tanto, mettere minoranza, dar retta, perché ci sono dei momenti in cui anche la minoranza ha bisogno di essere assecondata e ascoltata. Non è vero che ci basta la salute, noi vogliamo la salvezza. Gesù è venuto a portare la salvezza, che a volte ha delle conseguenze sulla salute. È vero. Questo non lo dico io, ma ci sono degli studi molto seri di neuroscienze, di psicologia applicata, che ci dicono che avere una vita interiore, spirituale, equilibrata, permette anche un riflesso molto ampio sulla nostra salute mentale e fisica. Beh, lo dicevano già i latini, una mente sana in un corpo sano. Lo sanno anche i nostri fratelli e sorelle di altre esperienze religiose, no? Con alcune pratiche di meditazione, il buddismo, oppure con lo yoga, eccetera, eccetera. Ora, con grande rispetto per tutte queste forme, io ricorderei ai cattolici che noi abbiamo altrettante tecniche che nessuno usa più, la preghiera. L'adorazione, il silenzio, la meditazione esiste. Sapete, molti, molti anni fa, negli anni 70, un monastero che allora era molto famoso, Camaldoli, in centro Italia, provincia di Arezzo per capirsi, nella foresta, un posto incredibile, aveva organizzato i monaci camaldolesi, che sono benedettini, degli incontri internazionali sui monaci. E mi raccontava uno dei monaci allora presenti. Quindi erano arrivati monaci giapponesi, monaci buddisti, monaci tibetani, cioè tutte le varie sfumature. E diceva che era proprio gli esordi, subito dopo il concilio, e diceva che i monaci tibetani erano sconvolti perché loro non conoscevano l'esistenza del monachesimo in Occidente. Quando hanno visto che anche questi monaci benedettini pregavano, facevano silenzio, facevano digiuno,
facevano meditazione, curavano, eccetera, erano rimasti stupiti. Ora, quindi è interessante perché avere una sana vita interiore, una vita spirituale, sapere dove sei collocato, dedicarsi ogni giorno, qualche minuto, magari poi ne parleremo nei prossimi incontri, 5 minuti, 10 minuti di preghiera al giorno, sapere da che parte sei girato, sapere che sei amato, fa bene alla salute. Sì, anche. Non so se mi è mai successo, a me è successo una volta, esiste un ordine monastico particolarissimo, i Certosini, Cartusia. I Certosini sono pochissimi, sono dei monaci eremiti con una vita di una durezza incredibile, ma non una durezza perché si vogliono del male, perché vogliono andare all'essenziale. Io ho tra l'altro due amici che sono Certosini. Beh, sono vegetariani da sempre, prima che andasse di moda, San Bruno fonda l'ordine certosino 800 anni fa, si svegliano durante la notte per pregare, si svegliano a mezzanotte, pregano, tornano a dormire e si svegliano alle 5, vivono da soli, accanto ma da soli, insomma la vita che noi reputeremmo impossibile. Se voi andate nel loro cimitero, loro mettono la croce col nome, non cognome, che interessa. Allora vedi, che ne so, Frere Alois, 103 anni. Frère Michel, 102 anni. Dice, ma non è possibile. Eppure sì, perché la pace interiore ti porta anche un riflesso sulla pace esteriore. Oh, non so se vi ho già detto qualcosa, però alcune cose ancora ve le voglio dire, una in particolare che trovate nel Vangelo di Giovanni. E guardate, scherzi e ridi, vi sto rispondendo in maniera più approfondita anche alle persone che mi hanno chiesto prima. La guarigione interiore, il dolore da cui sfuggire, eccetera, eccetera. Potremmo dirla così, come dice Sant'Agostino, colui che ti ha salvato senza chiedere il tuo permesso, non ti salva senza di te. Cioè, Sant'Agostino dice, non è che Dio ti ha chiesto il permesso per salvare il mondo, ma se vuoi usufruire di questa salvezza, devi essere tu. Io posso starti vicino quanto voglio, manifestarti il tuo amore, ma se fai l'analisi del sangue, il sangue deve essere il tuo, non posso dare il mio sangue. Questa è la logica. Esiste questo brano bellissimo nel Vangelo di Giovanni, della guarigione del paralitico. Gesù va in questo luogo particolare che è la piscina di Betesda o di Bethsaeta. Cos'era? Era in realtà una serie di grandi piscine scavate nella roccia a monte del grandissimo Tempio di Gerusalemme, ricostruito da Erode il Grande a partire dal 19 a.C., che serviva semplicemente per raccogliere quantità inverosimili d'acqua da diverse fonti sotterranee per lavare le pecore, purificarle per poi portare al Tempio ed essere offerte in olocausto, che non è bellissimo, però allora si usava così. Ora, ci dice Giovanni che in quella piscina c'era una leggenda, una tradizione, per cui a causa delle correnti, proprio le correnti dell'acqua, a un certo punto l'acqua si muoveva, si intorbidiva. E c'era un po' la leggenda che chi si fosse tuffato per primo guariva da ogni malattia. Perciò quello era un posto che era strapieno di gente ammalata. Interessante perché Gesù vi partecipa, Gesù va. Che uno dice, ma come Gesù va? Sì, Gesù partecipa e mentre è lì vede, lui vede un paralitico. Si avvicina, Gesù vede sempre la nostra sofferenza e gli fa una domanda. Vuoi guarire? No, scusa Gesù, ma tu lo stai prendendo in giro quest'uomo. E guardate, non è l'unica volta, anche nei sinottici. Marco, Luca e Matteo, spesso Gesù invita la persona malata a riflettere e prima di guarirlo, pensate a Bartimeo, Marco capitolo 10, cosa vuoi che, cieco nato, dice cosa vuoi che io ti faccia? Ma come cosa vuoi? Ovvio, no? No, non è ovvio. E quando Gesù chiede a questo paralitico vuoi guarire, sta dicendo qualcosa di enorme, che Gesù non ci guarisce miracolosamente, appunto, senza il nostro intervento. Vuoi guarire? Per quest'uomo avrebbe avuto tantissime conseguenze. Beh, anzitutto smettere di fare l'ammalato. Perché uno è ammalato, sì, ma fa l'ammalato, sì, anche. Avrebbe voluto dire per lui imparare un lavoro.
dopo 38 anni di vita passata paralizzato, uscire dal suo gigantesco senso di colpa che anche gli altri avevano coltivato perché è nato paralitico. Avrebbe voluto dire sopportare il fatto che certamente tutti avrebbero detto tu ci hai preso per il naso per 38 anni. Sei proprio sicuro di voler guarire? Ed è bellissimo perché questo amore sta spiazzato e dice: ma guarda, quando si agitano le acque io non ho nessuno che mi porti dentro. Un po' una guerra tra poveri, no? Sfortunatissimo, eppure paralizzato, non si può neanche buttare dentro. È vero, è una guerra fra poveri, ma è anche una bella scusa. Ah, io vorrei guarire, ma... Guardate, a volte mi capita, io non accetto di fare molti colloqui perché sento che non è il mio carisma. Però a volte ci sono persone che arrivano, mi parlano di tutta la loro storia, di tutte le loro disgrazie, bla 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 bla. Io ascolto, poi se uno mi viene a parlare, sì, è per sfogarsi, ma probabilmente anche perché si aspetta che io dica qualcosa. Allora io non do soluzioni, non posso decidere al posto di un altro. Dico, ma sai, magari questo rapporto con tua suocera dovresti fare così. Questo ascolta e sempre, 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 sempre mi sento rispondere. Guarda, Belli, hai proprio ragione, ma. E giù una serie di obiezioni per cui si dice l'esatto contrario di quello che ho detto io. Vuoi guarire? Vuoi guarire? Certo che il Signore ti guarisce, ma solo con te, non senza di te. Io non so voi, ma io sono disposto a pregare tantissimo, a dire rosari, a sfinirmi, a fare pellegrinaggio, vado anche a piedi a Santiago, a patto che Dio risolva lui i miei problemi. Perché mai dovrei farlo io visto che prego? E qui c'è davvero una visione dell'uomo che è completamente diversa da quella che io porto nel cuore rispetto a quella che porta Dio. Per Dio io valgo e ho in me tutte le capacità per uscire fuori dalle cose che mi impediscono di essere felice. Per Dio è prezioso ciò che sono i suoi occhi. Sta a me accorgermene e portare avanti questo percorso. Insomma, vuoi guarire vuol dire che la mia guarigione avviene in cammino come per i lebbrosi, riconoscendo che certo il Signore può intervenire, ma che alla fine anch'io devo mettere del mio. Come? Non so, ognuno valuti, nel senso che, attenzione, non mi sto ovviamente soffermando a una malattia, se ho avuto un ictus e sono paralizzato a letto. Eh beh, è un bel pasticcio ovviamente, ma probabilmente il modo che ho di reagire a questa cosa cambia anche il modo di vivere la mia malattia. Ecco allora, la fede terapeutica, sì, la fede terapeutica, perché una volta che io riesco a concentrare il mio benessere perché sono dentro un progetto e mi scopro amato, beh, affronto anche, come dire, le fatiche fisiche, gli inciampi psicologici, grazie a questa illuminazione dell'anima che mi permette di influenzare anche il mio corpo. È solo questione di cuore? No, perché appunto il benessere vuol dire stare dentro una logica in cui la salute non è tutto, ma la salvezza è tutto, e questo influenza molto sulla salute. Spero di avervi dato qualche spunto di riflessione, se lo desiderate sono ancora qui, certamente a rispondere alle vostre domande attraverso i vostri parroci. E spero davvero che questo piccolo percorso che loro hanno ideato e che mi piace, che ho assecondato ovviamente, vi porti a una grande gioia del cuore di sapere che il Signore fa nuove tutte le cose. Proprio ora germoglia, non ve ne accorgete, dice Dio al popolo attraverso il profeta Isaia. Eh no, Signore, a volte non ce ne accorgiamo mica tanto. Che bello. Vi auguro davvero di sentirvi amati, vi auguro davvero di imparare ad amare, vi auguro davvero di, insieme a me, con me, compagno di viaggio con voi, diventare cristiani.